Torniamo in diretta, ci fanno compagnia Ubaldo Righetti. Ciao Ubaldo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Righetti. E il nostro Pierluigi Pardo di Mediaset. Ciao Pierluigi. Ci fanno compagnia. Pardo. Io penso sempre a questa cosa, 40 miglia le mie carte. Vabbè. Torniamo sempre. Grazie, grazie Pardo. Talento non solo giornalistico, no, il nostro Pardo. Un istrione. Un istrione. Grazie, tre volte. Ragazzi, insomma, partiamo dalla Champions. Va, visto. A proposito, chiedo subito a Pierluigi dov'è, dove si trova, perché non vorrei che fosse. Monaco di Baviera. Ecco, appunto. Stasera partitone, grande entusiasmo, insomma. È veramente, secondo me, alla fine la semifinale più bella, sono bellissime tutte e due. Assolutamente sì. Un po' più tradizionale. Tra le due squadre, credo, fra le due squadre che nell'otto delle quattro avevano i maggiori favori del pronostico, poi chiaramente sono incontrate fra loro e una uscirà. Fra l'altro credo che sia una delle pochissime volte negli ultimi 6-7 anni in cui il Barcellona non è favorito. Non me la sento di dire che il Barcellona è favorito contro questo Bayern Monaco. Per Luigi e poi Ubaldo. Ma allora, questa è la, in questo momento un po' la, il tormentone, no? La suggestione giornalistica forte che sta agitando questa vigilia, perché chiaramente fa effetto vedere il Barcellona che non è completamente favorito. Secondo me forse si sta un po' esagerando nel dire che il Bayern è in vantaggio del favorito. Il Bayern sicuramente arriva qui con dei numeri eccezionali, con una grande forza che ha mostrato ultimamente, ma cioè, il Barcellona mi pare che poi alla fine nelle situazioni complicate se ne è sempre cavata bene. La più complicata di tutte è stata quel Barcellona-Milan partendo da 0-2 e vediamo che succede, insomma, però aspetterei perché poi alla fine io ho visto il Barcellona uscire l'anno scorso in maniera incredibile contro il Chelsea, mentre altre volte quando pensavo che fosse realmente in difficoltà, tipo con il Manchester a Roma, in difficoltà nel senso pensavo che non fosse favorito, è uscito alla grande. Quindi attenzione, è una partita bellissima che può veramente può regalare di tutto, insomma. Certo, è figo dal punto di vista di chi da anni vede una specie di dominio a livello internazionale sapere che ci sono i presupposti perché siano 180 minuti alla pari, questo sì. Sì, concordo, anche se lascia qualche dubbio, può lasciare qualche dubbio il Barcellona. Sono d'accordo con Pardò che dice nei momenti particolari, nei momenti caldi, riuscire a tirare fuori sempre il meglio di sé, però ho visto anche un Bayern molto cresciuto sotto l'aspetto non tecnico, tattico, ma proprio nel gestire questo tipo di situazioni quando il risultato importante si avvicina, ecco, quindi io sinceramente vedo favorito il Bayern. Avete la sensazione che vabbè può esserlo per questo andata e ritorno col Barcellona, ma che in prospettiva, abbinando le capacità, le possibilità economiche, le capacità gestionali, per i prossimi anni il Bayern possa diventare realmente la squadra più forte d'Europa in assoluto? Il Bayern potrebbe avere un grande vantaggio rispetto alle altre nei prossimi anni, il fatto di giocare un campionato che, con tutto rispetto per le altre, Borussia Dortmund prima di tutte, è un campionato che potrebbe chiudere come ho fatto quest'anno con parecchio giornate d'anticipo. I 20 punti di differenza che ci sono con Borussia Dortmund fotografano comunque una distanza tecnica enorme. La notizia di oggi pare confermata anche a Borussia Dortmund dopo l'indiscrezione del Bill. Sì, pure Klopp l'ha detto. Capito? Cioè, quando tu compri contro la seconda squadra nel tuo paese, mi ricordo un po' in grande quello che succedeva tra Inter e Roma negli anni della resistenza di Sensi, no? I due acquisti che ci sono stati di Chivu e Mancini, ovviamente non è la stessa cosa. Goethe in questo momento è un talento luccicante, ma insomma è come se in questo momento la Juve comprasse Cavani da Napoli. È esattamente questo discorso qui, cioè già siamo a distanza comunque tra la prima e la seconda in campionato abbastanza sensibile, in più compri il miglior giocatore della seconda. Quindi, da come si mettono le cose, la Bundesliga diventa un torneo quasi senza senso per il primo posto, perché in Liga almeno due ce ne stanno, come erano in Scozia una volta. La sensazione e la tentazione di poter pensare che la Bundesliga del prossimo anno potrà essere qualcosa almeno di simile alla Ligue 1 di quest'anno col Paris Saint Germain, che pur senza brillare comunque a 9 punti sulla seconda, ecco, minimo questo mi sembra
ma infatti, probabile. Ma infatti l'investitura di Guardiola secondo me non è tanto creare ancora di più questa separazione di slivello tra la prima e la seconda, in questo caso diciamo del Bayern, dello strapotere nel proprio campionato in Bundesliga, ma proprio diventare una forza, una potenza a livello europeo. Questo è il discorso. La differenza di Guardiola, la scelta di, secondo me, la scelta del Bayern, già si avvicina, tra virgolette, con le giuste proporzioni, adesso in una fase di possesso palla, di giro palla, di movimenti in un certo senso come il Barcellona. La differenza qual è? La differenza è che c'è fisicità. Allora, se tu metti tecnica e fisico, diventi devastante. Questo è il compito di Guardiola, renderla il più lungo possibile protagonista a livello europeo. Secondo me Guardiola stasera fa un tifo scatenato per il Barcellona, perché se il Bayern Monaco che lui eredita vince tutte e tre le cose, deve vincere la Coppa, e che deve fare? Deve vincere la Coppa delle Galassie, deve vincere tutto più il mondiale per club, se no non... per forza deve vincere, deve vincere Madrid e Borussia Dortmund, no? Che lui stasera qui si gioca ovviamente da New York, da casa sua. Si guarderà questo derby dove secondo me non sa per chi ti fare, nel senso che è vero che se il Bayern vincesse la Champions il suo arrivo sembrerebbe quasi pleonastico, no? per i bavaresi, ma è anche vero che se la vince il Barcellona nell'anno in cui lui è partito, insomma, sarebbe la dimostrazione del fatto che poi questa squadra anche senza di lui è talmente forte che può vincere. Quindi in tutti e due i casi è una diminuzio. Se dovesse vincere la Champions il Bayern sarebbe una diminuzio della sua importanza per il futuro, se dovesse vincere la Champions il Barcellona sarebbe una diminuzio di quello che ha fatto negli anni al Barça. Quindi insomma, secondo ti farà Mourinho, ecco, se ne parla più. Ma gli avranno chiesto qualche consiglio a Guardiola? C'era tutta questa questione. Devo dire che Heinkes era anche un po' arrabbiato, nel senso che Heinkes è questo signore che ha vinto di tutto in carriera, soprannominato Osram per il colore delle 50 sfumature di rosso che la sua faccia può raggiungere in preda all'emozione, all'adrenalina della partita. Però insomma è uno che ha detto sì, va bene, vai in pensione, rimango a fare il direttore tecnico. Però poi insomma anche di essere trattato come l'ultimo dei fessi non gli va, insomma. È chiaro che qui Guardiola è stato preso all'inizio dell'inverno, è stato ufficializzato a Natale, insomma lui sta facendo delle cose clamorose, giustamente piccato in conferenza stampa aveva detto che insomma, non sentiva di dover chiedere aiuto, non c'è bisogno di chiedere aiuto, al di là delle motivazioni etiche delle quali aveva parlato il Bayern aveva detto che dal punto di vista etico aveva non era bello, non era elegante chiedere informazioni a Guardiola. Ma non può essere stata anche una strategia per mantenere alta la tensione nel riguardo dei giocatori, ma anche dello stesso allenatore, che vogliono mettersi in mostra, che se vuole tra virgolette guadagnare la riconferma, la fiducia da parte di Guardiola, e cioè l'ufficialità di Guardiola molto in anticipo, che sembra una cosa strana insomma in questo senso, come è venuta? Sì, ci sta. Comunque io ti dico, secondo me qui siamo di fronte chiaramente a un acquisto con gli Ubi, giustamente per il futuro, per accrescere la statura internazionale di questa squadra. È chiaro che se il Bayern dovesse vincere la Champions quest'anno, lo scorso anno in fondo c'è andata vicinissima, se vince la Champions quest'anno, insomma, a quel punto se tu la vetta leggi, se assumi un alpinista per arrivare sull'Everest e l'alpinista arriva che ti trova già sull'Everest, insomma devi trovare una montagna un po' più grande, no? È difficile trovare un obiettivo superiore alla Champions League, altrimenti la fai al contrario, sì. scendi a testa in giù dalla vetta. Esatto. La cosa interessante, io prima chiaramente sto preparando la partita, quanto è cambiato il calcio in questi ultimi anni, nel senso che stavo studiando i precedenti con le altre squadre di Bayern e Barcellona, no? Con le inglesi, con le tedesche e con le spagnole, e fino a 7-8 anni fa trovi anche le precedenti in Coppa UEFA, prima anche in Coppa delle Coppe,
negli ultimi anni ormai è impensabile immaginare il Bayern, il Barcellona, il Real Madrid fuori dalla massima competizione europea, e questo fa capire che ormai di fatto siamo andati verso veramente un campionato d'Europa con 7-8 realtà che la vera e propria Superliga che volevano fare già c'è in realtà, questo vuoi dire, no? Perché ogni anno con i soldi della Champions la fabbrica si allarga in maniera clamorosa. Se il Bayern, il discorso che fa anche conto, insomma, se il Bayern può spendere, può continuare a spendere, a comprare, a migliorare, è chiaro che sarà sempre più forte, insomma. Se non fai errori clamorosi una volta che entri in quel gruppo di squadre lì è quasi impossibile scendere. Sì, sì, penso che sia proprio uno scenario plausibile. Al di là della Superlega e di altre vette per noi inaccessibili, torniamo alle nostre sette colli. Torniamo ai sette colli, alle nostre pianure abbastanza impaludate, va. E, al di là dei nomi che insomma ogni giorno adesso siamo alle candidature più svariate e diverse, gira e rigira se ci si concentra sempre su quei nomi, Mazzarri, anzi soprattutto Allegri, poi Pioli, poi Mazzarri, ogni tanto se buttano Pellegrini che non fa mai male. Ecco, senza chiedervi, magari ve le chiediamo dopo le indiscrezioni, lo stato delle cose secondo voi a quello che vi risulta. I corsi di lingua, per esempio. Ecco, eh? A parte questo. Eriche? No, l'ha terminato comunque. Ah, ecco, mo sta a fare quello di russo. A parte questo, vi volevo chiedere, ma c'è secondo voi la percezione che la Roma almeno abbia deciso su chi puntare con forza in modo assoluto? Con poi chiaramente delle altre alternative, perché non è che puoi averne una sola, ma insomma le idee chiare sull'obiettivo vero e numero uno c'è, perché se non fosse così sarebbe grave. Che Ubaldo te lo confermerà, io penso che se la Roma potrà sceglierà Allegri, non credo che ci siano dubbi su questo. Si risulta che abbia fatto anche un sondaggio con Mazzarri, però io penso, da quello che so e mi torna, diciamo, con le idee di calcio, che la filosofia di calcio che riguarda soprattutto Baldini ma anche Sabatini, però con la necessità di un allenatore italiano dopo due anni un po' di scommesse, che Allegri sia il nome giusto, cioè il nome che loro hanno in testa. Io sono d'accordissimo, se io potessi scegliere prenderei Allegri, perché secondo me è il più adatto. Mazzarri è anche un allenatore di grandissimo livello, però forse Allegri è quello che si può combinare meglio con una certa concezione di calcio che la Roma non vuole rinunciare a fare. Sì, concordo con quello che ha detto Pardo, non credo che neanche Pellegrini è un nome buttato lì, secondo me, giusto per riempire l'ultima riga. Sì, classico, sì. Assolutamente, i nomi sono questi, se non addirittura quello che può essere di Pioli, in questo senso, perché poi insomma Sabatini è stato chiaro nei confronti di Andreazzoli, Andreazzoli, ma già lo sapeva dall'inizio, con grande serenità. Sì. Sta facendo il massimo da grande professionista che è, quindi non sta lavorando ad una riconferma, sa che può succedere. Andreazzoli, quando ha detto io non devo far carriera qualche tempo fa, anche in modo un po' polemico, qualche collega insomma sulla stampa, credo sia stato chiaro, ha detto io non ho mai pensato di avere chance concrete, almeno insomma di eventi non programmabili, chance concrete di guidare la Roma nei prossimi anni. Ecco, sanno che possono contarsi. Ecco. Sì, no, io credo che il pareggio pessimo di domenica scorsa abbia semplicemente accelerato il processo che metterà Roma nelle condizioni di dover andare solo a allenatore, perché Andreazzoli poteva rappresentare quella anche ottima eventualmente soluzione paracadute a fronte di una qualificazione alla finale della Coppa Italia e un filotto di risultati positivi che sarebbe ricominciato dalla vittoria di Torino qualora ci fosse stata una conferma dei tre punti pure domenica. A questo punto, anche con gli errori commessi da Andreazzoli, soprattutto nel secondo tempo con le cinque punte su cui abbiamo discusso parecchio, abbiamo messo nelle condizioni la Roma di non poter ripartire da lui, anche se poi Ubaldo pure ieri in televisione lasciava intendere come non sia così escluso che possa poi continuare a essere la soluzione paracadute, a fronte però di tanti no tra nomi dei nomi che poi circolano per la panchina del prossimo anno, no? No, credo che sia così, la linea, la strada è questa. Il primo nome su tutti è secondo me Allegri, però ci vorrà del tempo. Quanto? Ci vorrà del tempo, guardo. Ma ipotizzando che la Roma tempo, cioè io mi auguro che a fine stagione la Roma abbia già chiaro il suo allenatore. Questo sì. A metà maggio,
Ma penso di sì. Accendiamo. Ma no. Ci vuole del tempo, nel senso che può essere anche come tra una settimana, però credo che ci voglia qualche domenica in più. Quello che vi chiedo, ipotizzando una serie di no. La domanda vera è che lavoro farà Righetti nella nuova Roma. Ecco, appunto. No. O sta a far corso d'inglese, o va? No. Sta a fa il corso dei milanese in caso di rinnovo. No, io è marchigiano. Ah, ecco, appunto. No, la domanda che mi viene spontanea è banale, però ve la faccio. Qualora la Roma incassasse una serie di no, Allegri, Mazzarri, perché uno rinnova col Milan, l'altro rifà il contratto col Napoli, ecco, la Roma avrebbe proprio come estrema ratio la forza dirigenziale per poter supportare Aulerio Andreazzoli nella prossima stagione? È chiaro che per tutti sarebbe una scelta di ripiego, ma la Roma avrebbe questa forza per poter supportare Andreazzoli anche con un mercato che magari non lo faccio con Allegri, ma gli stessi soldi li spendo per Andreazzoli e gli dà una squadra forte? Qualcuno arriverà? Beh, anche perché se non arriva nessuno, qualcuno bisogna vedere di che tipo, di che livello, No, cioè, però Pioli ha firmato fino al 2015, ma non è detto. Ma quello è logico, cioè, Pioli se chiama la Roma dice: senta, che è, manco mi ricordo Guaraldi, uno Guaraldi. Dei tanti soci. Sì. Se siamo visti, è stato bello anche. Beh, ma non conviene neanche al Bologna trattenere, avere un allenatore in squadra che ha la possibilità di andare a allenare una grande squadra, una grande piazza, e quindi non sarebbe produttivo. Io vedo nel rinnovo di Pioli col Bologna una sorta di clausola rescissoria dei novantri, nel senso che Pellegrini si libera dal Malaga a fronte di una spesa di 4 milioni di euro. Il rinnovo di un anno, il prolungamento di un anno sul contratto di Pioli lo vedo come ok. Lo vuoi tu Roma, lo vuoi tu Napoli, dammi un giocatore, un paio di giocatori e te lo do. Ci può stare, Pardo? Scusi, c'era un momento di discussione su Metropolitano Taxi, altrimenti qua mi vedevo incazzonati e mi sono anche distratto. Sono come. Vai all'Olimpia Stadion questa sera. Gli studenti. Non ho studiato. Sa fare l'Erasmus. Nonna che ha avuto un problema. Il cane va mangiato i compiti. La clausola di Pioli, cioè, o meglio, il rinnovo di Pioli, si può leggere come la sorta di clausola rescissoria dei novantri? Che ne so, per Pellegrini servono 4 milioni, per Pioli in giocatore. Sicuramente, nel senso che poi quando le società medie fanno un rinnovo contrattuale per blindarsi l'allenatore che comunque stimano, poi è chiaro che tutto è trattabile, perché appunto il Bologna, con tutto il rispetto, non può pensare eventualmente di bloccare un allenatore per una grande o per una medio grande, e quindi poi a quel punto tutto diventa trattabile. Cioè, come il Cagliari che ottenne alla fine l'intero cartellino da Story per dare Allegri al Milan. C'è assolutamente il calcio mercato è il regno del possibile, quindi è il regno della trattabilità di tutto, e quindi Pioli non ci sono, quindi un'ipotesi insomma, però non è quella. A quel punto non credo sia particolarmente complicato trovare una soluzione. Se la Roma va sulla non credo che Pioli sia la prima scelta. Se la Roma andasse con convinzione su Pioli, ci metterebbe neanche un giorno a trovare l'accordo, però insomma questo sicuramente questo non è ancora uno scenario concreto, perché credo la Roma pensi prima ad altri nomi. Certo. Io ci dobbiamo fermare, poi voglio ripartire con Ubaldo, perché di Allegri sappiamo vita, morte e miracoli attraverso Ubaldo, ce l'ha descritto anche in alcuni tratti inediti. Vorrei sentire la sua su Pioli, perché non l'ho mai sentito in un giudizio proprio spassionato su questo tecnico. Ci fermiamo un attimo, torniamo in diretta. C'è Ubaldo Righetti intanto. Ubaldo, sì. Poi naturalmente ci raggiunge telefonicamente anche il nostro Pierluigi Pardo. Ubaldo, più che altro, più che sapere il parere su Pioli come valore assoluto, perché credo sia unanimemente riconosciuto ormai come tecnico bravo, lo dimostra, sì, insomma, è capire se ha il profilo giusto per allenare la Roma, perché è quello che serve. Allenatori bravi ce ne sono diversi, cioè, se Pioli lo è, magari supportato in modo importante, insomma, se può esserlo in questa Roma. Tutti devono essere tutti, certo, supportati in questo senso. Tutto l'aspetto della persona, io così a distanza mi sembra una persona molto, molto equilibrata e pacata, che sa rispondere in questo senso quando si deve confrontare. In una piazza del genere, sinceramente, non lo so, dove ci sono enormi pressioni, che non sono solo pressioni interne ma soprattutto anche quelle esterne. Io sono più orientato lì, ti posso dire meglio sulla questione tecnica. Io riconosco una qualità importante a questo allenatore che non tutti hanno, al saper leggere la partita.
In corsa? Sì. Vabbè, ma hai detto niente. È una bella qualità, perché ho visto spesso il suo Bologna anche modificare certe situazioni attraverso il suo intuito, no? Capito? Mm-hmm. In questo senso, quindi ha grandi capacità di leggere bene la situazione. Tra l'altro, Pierluigi, mi sembra che il suo Bologna in rapporto alle potenzialità non giochi per niente male, anzi, è una delle squadre che nella parte destra ha fatto vedere cose interessanti. Sì. Beh, a Diamanti è un giocatore importantissimo per quella che è la dimensione del Bologna. Io penso che il principale dubbio che ci può essere su Pioli è esattamente quello che dice Baldo, cioè Roma la conosciamo, è una città che amiamo, ma è una città di pressioni molto forti, nella quale personaggi che non hanno esattamente un certo tipo di carisma, di comunicazione, potrebbero faticare, almeno potrebbero, perché poi magari invece Pioli viene e se la cava benissimo, però insomma sicuramente questo è un tipo di considerazione che un dubbio che secondo me un dirigente in testa può avere. Che poi sono dubbi che si legano a doppio filo ai dubbi che abbiamo oggi sulle potenzialità, le capacità della dirigenza. Donadoni, che chiaramente ha una storia e un carisma da calciatore veramente superiore a Pioli, ma che certamente ha un carattere così un po' ombroso, sì. Un po' padano, no? Insomma, a Napoli sappiamo come andrà a finire. Sì, sì. È arrivato Mazzarri e ha rivoluzionato tutto, ma l'ha rivoluzionato proprio sul piano del carisma, del carattere che ha saputo trasferire alla squadra. Secondo me nelle grandi città e nelle grandi tifoserie molto appassionate questo non può essere un elemento trascurabile. È chiaro che Mourinho non è solo carismatico, Mourinho è anche un grande allenatore, perché non vinci quello che vince Mourinho se non sei un grande allenatore, però molto della sua capacità è legata al carisma e alla comunicazione. In piccolo questo ragionamento vale per chi verrà ad allenare da Roma, per chi può allenare in Napoli, cioè sono realtà dove comunque tu devi avere un certo tipo di cura e di capacità e di istinto anche nel Petisso Pesavola diceva allenare i giornalisti un'epoca fa, 30 anni fa, diceva che lui allenava i giornalisti, cioè gli dava la notizia il giorno li depistava, il giorno gli dava la carota, il giorno gli dava il bastone. E parliamo dei primordi, parliamo di situazioni dove veramente i giornalisti erano 5, andavano allo spogliatoio, quasi si scaldavano quei calciatori, era completamente diverso dalle persone che sono oggi. Quindi oggi questa cosa vale 100 volte tanto. E il dubbio che ho su Pioli è questo, perché poi come allenatore, diciamo che nella Via Emilia ha dimostrato di essere uno che ci sa fare, uno che ha grande sicurezza, insomma, e ha sicuramente la capacità di cambiare modulo in corsa, la capacità di poter reggere la partita, non ci sono dubbi. Dubbio che poi è figlio dei dubbi che abbiamo purtroppo visti i risultati degli ultimi due anni, la gestione degli ultimi due anni sui dirigenti, di saper supportare e non soltanto magari spalleggiare un allenatore che magari non ha l'esperienza a certi livelli. A me sembra che come momento storico Ubaldo e Pierluigi, la Roma sia più o meno, anche se l'annata per fortuna non è stata così, è stata negativa, adesso al di là di come andrà a finire la Coppa Italia, che comunque come entusiasmi o depressione ulteriore sposterebbe molto, però di per sé è stata un'annata non in linea con le attese, non così catastrofica come l'anno dei 5 allenatori in cui si rischiò la Serie B fino alla penultima giornata. Però come momento storico la Roma si affaccia all'anno successivo come ci affacciavamo a quell'anno successivo dopo quell'annata terribile, e lì arrivò Spalletti, che fu talmente bravo allenatore ma anche diciamo leader dentro un gruppo e dentro una società, di assorbire tutto, di fare da catalizzatore anche di ogni lacuna, di ogni negatività, per ribaltare tutto con nuove forze, nuova linfa e ripartire. È lì che ha avuto l'intuizione di Spalletti. Bruno Conti. Bravo. Infatti io, insomma, visto che ha avuto l'intuizione di Spalletti, poi De Montella, io Bruno lo sentirei, un parere io... Dato che tu c'hai un certo rapporto pure, Baldo, fai... No, ma non conta il rapporto mio con Bruno. Insomma, perché non... Diciamo un'altra cosa però, Spalletti quell'anno... Se glielo chiedono. Quell'anno Spalletti arrivava dopo l'anno pessimo, ricordava Federico, i 5 allenatori, quindi aveva un credito quasi smisurato che gli concedeva la piazza, perché si era capito in quel momento che non era un problema di allenatore, era un problema di una squadra che stava vivendo un momento storico particolare. Io non so se ci siano i presupposti per la piazza, ma anche per noi che facciamo questo lavoro, di capire che poi prossimo anno, più che responsabilizzare al 100% il tecnico, bisognerà individuare eventualmente responsabili in altre figure, nel professionale all'interno di Trigoria. Certo.
No, no, ma credo che sia è tutto un insieme. Sai perché, Ubaldo? Perché Spalletti, quando perse in casa, che era col Palermo 2-1 la Roma, poteva essere, sarebbe stato esonerato se la Roma non fosse venuta da quell'anno precedente. Sì, ma Spalletti non è che lavorava solo in una direzione, cioè nel senso non era che era solo l'allenatore. Spalletti si muoveva anche dentro le sedie, in un certo... Quella è una Roma dove non c'era più niente, perché era le macerie della gestione Franco Sensi, che ormai era purtroppo non più operativo per motivi di età, di salute, a livello finanziario, di bilanci era in grossa difficoltà, doveva ricostruirsi. Però era una gran bella famiglia. Ed era, certo, assolutamente sì, ed era l'inizio della gestione di Rosella Sensi, che ancora era una giovane manager, non ancora, diciamo, consapevole del ruolo importante e fruttuoso che avrebbe avuto dopo. Era la società che si stava ricostruendo. Conti fu fatto praticamente direttore tecnico e tolto, non tolto al settore giovanile, ma comunque con una nuova qualifica in quel periodo lì. Pradera, un giovanissimo direttore sportivo appena emerso diciamo dal apprendistato precedente con Baldini. Era una Roma che stava nascendo e con mille, anche con mille incognite, perché no? Spalletti fu straordinario lì. Abbiamo parlato di Bruno Conti. Sì. Mettiamo da parte il rapporto che posso avere io con Bruno, che lo considero un fratello, no? Uh-huh. Ma non potete capire quanto è importante una figura del genere, rappresentativa, scherzo. Ma quello che lui, anche con due parole, come sa fare lui, nei confronti di un giocatore, in un momento anche particolare, o la battuta, ma anche parlando seriamente. Bruno Conti ha ascoltato. Mi dici una cosa, Baldo, per esempio, negli anni tanti giocatori delle nazionali di vari periodi dicono tutti quanto sia importante Gigi Riva lì dentro, quanto lo sia stato, cioè punto di riferimento per tutti. Mi dici una cosa, Ubaldo, per come lo conosci, al di là poi dei nomi che facciamo tutti, Allegri, Mazzarri, ecco, da Pioli in poi, qual è il nome che farebbe secondo te Bruno Conti qualora avesse voce in capitolo per la scelta? Allegri. Ah, allora dai. Quindi allora forse magari l'hanno sentito stavolta. Beh, ma Allegri, dico questo anche perché il figlio lo conosce bene, no? Cioè, come no, bravo. Quindi non solo attraverso quello che sono le dinamiche di un allenatore normale, che gli allenamenti, di come si rapporta, ma anche come persona, perché poi insomma il figlio ce l'ha avuto vicino per tanto tempo, insomma. C'è anche Frederic Massara che lo conosce bene. E Frederic Massara eravamo noi tre sempre insieme a Vedi come torna il nome di Righetti, Gallardo. Io me lo ricordo in un'amichevole d'estate. Io andavo talmente scemo che andavo a vedere la Roma pure in amichevole a agosto a Pescara, finì 3-3, il primo anno di Hasler alla Roma, quindi 91. C'era Frederic Massara che ci fece impazzire, tecnicamente. Frederic è un ragazzo straordinario, di grande equilibrio, un grande professionista. Io Allegri eravamo un po' le i scemi. No, cioè i scemi quelli buoni. Max sì, ma quello positivo, però. I creativi del gruppo, dai. Enrico Massara era quello che arrivava fino a un certo punto, poi ci diceva ciao. Ho capito. Ma quando ha mollato quella povera anima pia sull'altare, no? Ma lì si era proprio vestito, era già pronto e si è presentato, oppure il giorno prima, com'è stata? Quella stava aspettando all'altare. C'è una scarica mobile a casa. C'ero anch'io, quindi. Sì, No, stai lì, io non ce posso credere. Non l'hai portato, ba? Mo ce lo dici, dove l'hai portato? No, c'ero anch'io lì. Stavi aspettando in chiesa? No, in chiesa no, stavo con lui, stavo. No. Stavi con lui, sei tu che l'hai convinto, no. Allora? No, si sono arrabbiati pure con me dopo, dall'altra parte. Appunto. Mannaggia la miseria. È stato zero colpevole, eh? È un grande. Era primo giorno stesso. Scusa questo momento di voyeurismo alla la sera che anticipava. La sera che anticipava, la vigilia, dai. La vigilia, si parla di matrimonio e arriva Stefano Petrucci. Buon pomeriggio. Lui che di matrimoni, perché sono no, così in generale. Allegri. Un appuntamento. Si parla di Allegri. Non è matrimoniale. Si parla di Allegri e delle sue. E di Ubaldo come vice, perché questo si dice. Di Ubaldo come testimone di nozze, ma mancato. Poi un giorno la racconterò, perché da ammazzasse delle risate. Nel variegato. Quando ci sarà Allegri a guidare la Roma, la racconto. Ma anche se non ci sarà. Nel sempre più variegato mondo dell'etere romano, questo si dice, insomma, no? Se ne dicono tante. Una di tante che si dice è che Allegri avrà come dice Righetti, che sta trattando. No, io devo andare a funghi, asparagi, devo avere tempo. Perché... ma funghi ci va pure Allegri. No. C'è il lunedì libero, lunedì libero, asparagi lunedì, adesso.
la spara quel lunedì, esatto, lo fai la spara che lunedì dal martedì stai no, no. Poi la Roma non si allena mai, quindi a voi a tempo libero sì, no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Vabbè. Ma com'è dal punto di vista della, dell'intensità degli allenamenti, della quantità degli allenamenti, che è stato un tema qui l'unico tema di questa città è quello, il numero delle sedute, il numero dei punti, è bello cazzuto, quello che non quello che non si dice è che se la Roma non c'ha fondo è perché ha sbagliato la preparazione, non certo, non credo che sia colpa del povero Andrea Zoli che è arrivato a marzo. Io credo che se le squadre in questo momento hanno un calo, e non è perché non si possono fare le ripetute, i gradoni e le preparazioni da marzo in poi, se fanno prima. E c'era un altro prima, no? Quest'estate anche a Natale, quando si poteva fare per assurdo, se la Roma se vogliamo parlare della condizione fisica, non è certo colpa di Andrea Zoli. Per assurdo, è passata pure questa, ovviamente. Per assurdo, se la Roma decidesse oggi di fare una mini ciclo, mini richiamo, schioppano tutti. Un'azione finalizzata magari alla Coppa Italia, perde tutte le prossime tutti, partite. No, se rompono tutti, magari imballano. Si prepara per la finale senza perché essere detto che la vince. I fortunati si imballano, gli sfortunati si rompono perché ormai sono dato che noi siamo sfigati tutti. Comunque, quindi. Una quarantina di partite l'hanno giocata. No? Ma non puoi fare nulla adesso non puoi mettere dentro nulla, vallo a spiegare ai seguaci del pifferaio, il pifferaio adesso, ha riparlato e poi adesso è ripartita la cosa. Come fai a caricare per dirti se clinicamente qualcuno non è in perfette condizioni? Ma in perfette condizioni per dire che vuol dire che viene da un trauma, viene da uno stiramento, oppure non può lavorare all'intensità del 100%. Non può farlo, che carichi fai? No, ma infatti. Tu oggi devi lavorare per mantenimento. È il mantenimento, certo, deve è normale. Essere, ma devi essere bravo. È proprio l'ABC della preparazione. Prima di salutarci, invece, al volo da Pierluigi, volevo sapere un suo parere così spassionato invece su Frank De Boer. Più che altro, se secondo lui, visto che se ne è parlato ieri, io non credo ci siano. Conosco solo Gabriele. Possibilità che venga alla Roma. Se è un allenatore che funziona in quel contesto particolarissimo, unico, che è l'Ajax, oppure varrebbe la pena, non per la Roma, così in generale, sperimentarlo su altri contesti. Ma magari diventerà uno il miglior allenatore al mondo, però visto che qui stiamo parlando di Roma, in questo momento io andrei su una soluzione infatti, a basso rischio. Infatti mi sono venuti i brividi quando l'ho letto, non per lui, ma per carità. Ma no, ma il rischio c'è sempre, però insomma, se c'è qualcosa che sicuramente è successo in questi primi due anni di gestione, diciamo, degli americani, è stata l'eccesso di rischio e di scommesse, per cui la Roma secondo me deve andare invece nella direzione di un allenatore conosciuto, autorevole, che non dia alibi ai calciatori, che riduca l'orizzonte temporale anche agli occhi della gente. Cioè, la Roma ha bisogno di un allenatore che non sia qui l'anno prossimo a cominciare un ciclo che deve durare altri 5 anni, ma un allenatore che cerchi di accorciare questo ciclo, che smetta di pensare più al futuro e pensi al presente, perché anche l'allenatore più dei 3 anni non c'è stato. I piani quinquennali lasciamoli a Stalin. No, ma in Italia mai. Più dei 3 anni, no, in Italia deve fare qualcosa. I Giroud e gli Arsène Wenger, no. I Ferguson sono un'altra realtà. No. Cosa dice Baldini? Dice che aveva pensato a Guglielmo Collina a proposito di scommesse, non so se lo conoscete. Chi è? William Hill si chiama. Ha pensato a lui per la panchina, cioè proprio per proprio la scommessa, quella vera, per ufficializzarla la scommessa, insomma. William Hill era disponibile, sembra, sì. Vabbè. Buona quadra d'apertura. Grazie ragazzi, a presto. Ciao, buon lavoro, buona partita a Pierluigi.